E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e oggi siamo qui su Minecraft Pocket Edition. Ragazzi, vi avevo detto che nella scorsa puntata che oggi avrei fatto la chiesetta gotica. Quindi ragazzi, è quello che oggi andrò a fare. Quindi allora, questa sarà la strada principale. Si dividerà in tre parti. Di qua c'è la chiesa gotica. Quindi ragazzi, ancora due quadretti, uno e due. Poi ragazzi, andiamo così per un quadretto, sì, e iniziamo. Per questa chiesa ci serviranno il pietrame e gli scalini di pietra. Poi ci serviranno anche le torce, non solo perché ci vorrà tanto, la staccionata in quercia e il vetro. Questo è migliore da usare. E ragazzi, aspettate un attimo e adesso inizieremo il nostro programma. Prima però tolgo un po' di terra. Pronti? Via! Ok ragazzi, ho tolto un po' di erba per tolta a casaccio per farla sembrare più naturale. Però vabbè, possiamo iniziare. La base è metterli così. Fare un coso da 5. Oh, cosa ho fatto? Oh, no, niente. Fare una cosa da 5 e iniziare con le mura. Tac, tac, tac. Tac 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 e tac tac tac. Vabbè, questi ci servono solo per metterne 5 di qua pure. 4, mi dispiace, ho sbagliato. E poi li togliamo subito perché questo pezzo è proprio così, viene eliminato veramente. Facciamo così. E vabbè, poi mettiamo tutti gli interni. Sì. Ok. Ok, ragazzi, ora vi spiego. Ok, così. No, ho sbagliato. Ragazzi, si deve fare così, guardate. Si deve alzare di uno. Perché ci è apparso uno lì, però fa niente. Si deve alzare di uno, tutto. E questo è il soffitto di questa stanza, perché ci sono più stanze. Quindi allora qua chiudo, ok. Ok, prendiamo il pannello di vetro e ce lo mettiamo lì. Ok, ragazzi. Ok, mi piace, mi piace, mi sta piacendo. Ragazzi, ovviamente questo non è un lavoro corto, ma per voi lo finisco in una sola puntata. Ok. Ok, vedete? Sembra una casetta del cavolo così, però poi si forma bene. Ok ragazzi, ok. Ora fatemi un attimo eliminare tutto e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho fatto un po' di spazio, però non basterà lo stesso. Qui ho fatto un buco perché ci saranno le scale a pioli. Facciamo così ed è terminato questo spazio qui. Ora si fa così. Tac, tac, tac. Tac, tac. Perché si fa così? Perché non lo so. Vabbè, comunque ragazzi, adesso si continua così. Però ragazzi, in verità sarebbe meglio farlo così. Guardate. Prendere al posto di questi, prendere questi. Guarda qua.
Ok, fare così, guardate. Tac, 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 puoi prendere questo e fare così, che secondo me è molto meglio perché c'è anche molto più spazio. Beh, comunque ragazzi, qua si entra dentro così, qua c'è la scala Pioli e... aspettate, vi dicevo. C'è la scala a Pioli, che è questa. E si sale. Quindi adesso, ragazzi, inizia la specie di altare. Tac, tac. Fatemi volare perché è molto meglio, è più comodo. E vabbè. Fa così e poi c'è quella specie di altare di cui vi parlavo. Quindi ragazzi, in teoria adesso ci dovrebbe essere una specie di cosa così, poi una cosa così. Aspetta, sono bloccato, ragazzi, sono bloccato. Ma forse ho sbagliato un piccolo calcolo. Quindi ragazzi, un attimo che ho sbagliato un attimo i calcoli. Infatti, ragazzi, abbiamo sbagliato un piccolo calcolo. Quindi qui doveva essere più alto di un quadretto. E adesso alzo tutto off camera. Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, ho finito tutto il primo piano perché sennò veniva... Un lavoro troppo lungo e difficile, ragazzi. Questo è così. Praticamente ci sono due scalini, una spacciata di cose, due gradini e tre finestre e due torce. E poi fuori invece c'è un particolare. A quei due spigoli dove ci sono le torce, ci sono due buchi che non mostrano dentro la chiesa. Ve li faccio vedere questi due. Esattamente questi due. Ok, ora c'è il secondo piano che praticamente si deve fare prima da fuori. Il secondo piano praticamente c'è da fare così perché ci devono essere finestre e poi si chiude così e si fa così da tutte le parti, tutte le parti. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Metto subito a posto. Ok, ragazzi, sono riuscito a togliere l'inconveniente perché c'era un quadretto in più. Così va benissimo. Così va benissimo, veramente. Ok, così si chiude, si fa così e poi l'ultimo. Sì, ragazzi, è proprio così. La chiesa poi viene fuori così. Quindi, ragazzi, qui si chiude così, tranne questo, ovviamente, si fa così. Sì, proprio così. Esce un ultimo piano, questo. Ecco, proprio questo, dai, è proprio questo qui, l'ultimo piano. Vabbè, sotto mettiamo le finestre. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta sotto. Qui mettiamo... Vabbè, le metto da qui. Le finestre da tutti e quattro le parti. Vabbè, le finestre da tutte e quattro le parti, poi prendiamo le scala Pioli e facciamo tipo così. Ok, poi saliamo su e vediamo come è uscita la chiesa, che devo uscire esattamente così.
Ecco ragazzi, questo è il risultato finale della bella, bellissima, cioè, non esageriamo, bella chiesa, carina chiesa gotica. Qua si deve fare così per far uscire una specie di crocetta, non ho capito cosa serve esattamente, però vabbè. Si deve fare così. Va bene ragazzi, questa era la chiesetta, sì, la chiesetta gotica dei villagers. E direi che un po' è uscita carina, dai, è uscita carina. Ecco, qua si sale su, ci sono tutte le finestre, c'è una bella vista, dai. Vabbè. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un commento mi piace qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!